Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio darvi dei consigli per la stagione invernale, quindi consigli di lettura che mi ricordano l'inverno per vari motivi. In realtà lo farò in modo un po' giocoso perché ho deciso di creare delle categorie che si incentrano sul freddo e appunto consigliarvi dei libri per ogni categoria. E le categorie sono queste: libri con il freddo nel titolo, libri con il freddo nella ambientazione e libri con una scrittura o una prosa fredda. Quindi, insomma, queste sono le categorie. Capite che appunto è un po' un gioco, non, niente di che, però volevo farlo, mi andava. E tra l'altro è anche una scusa per consigliarvi dei titoli che ho letto un bel po' di tempo fa, stiamo parlando di anche 3-4 anni fa. In realtà sul mio profilo Instagram trovate le recensioni di ognuno di questi. Però io non mi ricordo molto bene questi libri, insomma, perché è passato un po' di tempo. E volevo fare anche una premessa, appunto. Io quando li ho letti mi erano piaciuti molto. Non so se adesso sarei ugualmente entusiasta di tutti questi titoli, perché nel frattempo comunque i miei gusti sono un po' cambiati, come è normale che sia. Quindi non vorrei che, insomma, non vi do la garanzia che anche adesso sarebbero dei gran libri per me. Su alcuni ho dei dubbi, però altri no, altri sono autori che ancora mi piacciono molto. Non, cioè, prendete questi consigli con le pinze, però mi andava perché sennò ovviamente qui parlo prevalentemente dei libri che ho appena letto, no? Cioè dei libri che sto leggendo adesso. E quindi ci sono dei libri comunque molto belli, ma che avendo letto anni fa, alla fine non vengono mai menzionati su questo canale e insomma, quindi volevo coglierla come occasione per farlo. Tutto qui, quindi niente pretese e iniziamo con questo video. Perfetto, quindi io direi di partire dalla categoria freddo nella prosa. Allora, per questa categoria ho selezionato due romanzi e quindi due scrittori che secondo me hanno una scrittura molto scarna, fredda e un po' priva di sentimenti, un po' apatica, diciamo. E il primo libro che vi consiglio è di un autore che quest'anno ha ritrovato molta popolarità per l'ultima uscita, l'ultimo romanzo che ha fatto uscire, ovvero Bret Easton Ellis, di cui però io vi consiglio Meno di Zero, perché Meno di Zero è proprio, a parte che è il suo esordio e secondo me per conoscere l'autore è giusto partire da questo o se siete partiti dalle schegge è giusto poi affrontare anche questo, ma Meno di Zero è appunto forse il romanzo più vuoto, che più comunica vuoto e apatia che io abbia mai letto. Infatti è incentrato praticamente su questo gruppo di ragazzi che se non sbaglio abitano a Los Angeles o comunque in un'altra grande città americana, insomma, e sono straricchi, appartengono proprio a delle famiglie che potrebbero non lavorare per generazioni e generazioni e continuare a mantenersi, e quindi ovviamente sono anche poco motivati a fare qualsiasi cosa, sono praticamente dei ragazzi ricchi, bianchi, ricchi, annoiati, ok? Questo è un po' il punto di partenza e quindi la maggior parte della trama, inesistente in realtà, si incentra su delle feste, magari sull'assunzione di droghe e alcol e su degli incontri tra di loro con dei dialoghi veramente vuoti, cioè vuoti a dir poco, veramente la maggior parte dei dialoghi sono tipo che fai? Niente. E tu? Niente. Cioè tutto così, no? E voi direte, ma interessante. Però la cosa secondo me bella è che appunto oltre al tema centrale del libro, che è questo appunto della noia, dell'apatia, della mancanza di motivazione, della mancanza di stimolo a fare qualsiasi cosa. La cosa interessante è che anche la scrittura è così e quindi Bret Easton Ellis è bravissimo proprio a rendere questo senso di apatia e di vuoto non soltanto attraverso quello che dice, ma anche proprio per come lo dice e quindi anche il lettore si sente in quello stesso modo ed è una scrittura la sua minimalista, molto scarna appunto, molto anche per questo motivo molto fredda, perché si limita a dire le cose come stanno, senza abbellimenti, senza neanche considerazioni particolarmente, cioè senza nessun tipo di giudizio, senza nessun tipo di considerazione, semplicemente riporta i fatti, tranne per alcune parti in cui si lascia andare a dei momenti di riflessione,
molto profondi in realtà, ma non sono riflessioni esplicite, sono semplicemente magari pensieri che fa il protagonista, che di solito non fa pensieri, cioè di solito non pensa molto, cioè semplicemente si lascia andare alla vita, quello che succede, appunto, essendo così annoiato, così perso, così privo di stimoli, non riflette neanche molto sulle cose, però ci sono degli sprazzi di profondità che non ti aspetti e che quindi in realtà danno alla narrazione un tono molto più interessante e secondo me lo rendono anche comunque un romanzo che capisci che in realtà è profondo, anche se ti racconta le cose in questo modo, lo fa per un motivo, lo fa per comunicarti qualcosa e ci riesce molto bene soprattutto perché in questi brevi momenti di riflessione, di profondità, ti fa bene rendere conto che appunto cioè non c'è soltanto quella superficialità che ti vuole far vedere, ma c'è anche altro, solo che quest'altro evidentemente non riesce ad emergere. Infatti, quella che racconta alla fine Bret Easton Ellis è la generazione dei giovani degli anni Ottanta, di cui lui stesso ha fatto parte, e dei perdigiorno praticamente, che si sentivano molto persi, molto appunto annoiati, ed è anche la generazione che poi, diciamo, della nascita di MTV e che si identificherà molto anche con questa piattaforma, insomma, e infatti nell'opera è citato MTV e è un po', cioè la MTV Generation è stata anche proprio definita così, cioè questi ragazzi appunto un po' persi che trovavano in MTV sia una fonte di intrattenimento comunque sia una specie di anche identità, cioè basavano la propria identità anche proprio su MTV. E quindi insomma, un romanzo molto interessante secondo me se vi siete incuriositi a Bret Easton Ellis con le schegge oppure se in generale questo è un autore che volevate scoprire, secondo me questo è il libro adatto. Io vi dico, non sono entusiasta di questo libro e di Bret Easton Ellis perché non è esattamente il mio, ma l'ho apprezzato comunque molto perché mi rendo conto che è un maestro di scrittura, tra l'altro questo è il suo esordio, l'ha scritto tipo a 21 anni, adesso non mi ricordo bene, ma una cosa del genere, quindi impressionante. Io devo ancora leggere American Psycho, però, e chissà, forse questo sarà l'anno giusto, non lo so, è da una vita che lo voglio leggere, ma niente, per ora io vi consiglio questo. Poi, allora, l'altro libro dalla prosa fredda che vi voglio consigliare e che per certi versi ha anche qualcosa in comune, diciamo, con Meno di Zero, è Rumore Bianco di Don DeLillo. Questo allora mi è piaciuto di più, di Meno di Zero, però credo che, cioè io lo vorrei rileggere perché comunque credo che quando l'ho letto non ero ancora immersa a sufficienza nel postmodernismo per cogliere tutto quello che aveva da offrire questo libro. Insomma, anche qui ricordo poco e mi baso soprattutto sulla mia recensione di Instagram per parlarvene. Però insomma, anche qua siamo negli anni Ottanta e anche qui c'è una riflessione sulla società dell'epoca, fatta sempre attraverso questa prosa scarna e, cioè più che scarna in questo caso, proprio fredda e super analitica. Cioè De Lillo sembra che voglia proprio analizzare nel modo più completo e però distaccato anche possibile tutte le contraddizioni della società del tempo, soprattutto per quel che riguarda i media, i mezzi di comunicazione, la tecnologia in generale e l'impatto che ha sulle vite delle persone. Perché al di là della trama, che non ve la dico neanche perché comunque no, è secondaria, poi vabbè, la scoprirete se lo leggerete, ma la riflessione comunque si basa molto sui media, sui mass media, soprattutto, non so, sul telegiornale, sulle notizie in generale. In qualsiasi modo esse vengano trasmesse, addirittura i personaggi parlano come se fossero in degli spot pubblicitari, cioè si fanno veramente condizionare dai media in modo totale, talmente tanto che credono a qualsiasi cosa leggano. Per loro, diciamo che la TV e il telegiornale sono delle entità divine praticamente che non possono sbagliare, non le mettono mai in discussione, quindi sono totalmente succubi di esse. E tra l'altro c'è una frase che vi vorrei leggere. Alla fine, proprio l'ultima frase del libro, il che è anche emblematico perché secondo me è una frase che descrive perfettamente l'intero libro, cioè quello che vuole comunicare l'intero libro, cioè tutto ciò di cui abbiamo bisogno, che non sia cibo o amore, lo troviamo nelle rastrelliere dei tabloid. Storie di fatti soprannaturali ed extraterrestri, vitamine miracolose, le cure per il cancro, i rimedi per l'obesità, il culto delle star e dei morti.
Quindi, appunto, tutto quello di cui ha bisogno la società americana, l'americano medio, ma non solo l'americano, l'occidentale medio, lo si può trovare appunto nei tabloid, nelle riviste, nel telegiornale, in TV, in qualsiasi mezzo di comunicazione di massa e quindi tutto quel marasma, tutto quel rumore bianco, appunto, ormai ci condiziona talmente tanto che ci sembra che l'intero mondo sia lì, che non ci sia bisogno di altro, no? Che Delillo è sempre stato un po' una specie di veggente, di profeta quasi, nel senso che ha sempre anticipato di un pochino la realtà nella sua analisi appunto delle innovazioni tecnologiche. Inoltre, uno dei temi principali del libro è anche la morte e sia la morte, sia la paura della morte, proprio della propria morte individuale, sia però anche il modo in cui la morte viene trattata, appunto sempre dai media e quindi l'impatto che ha la morte e il dolore sulle nostre vite, cioè da un lato veniamo bombardati in continuazione di notizie e immagini su morti e morti che però sono lontani da noi e quindi non ci toccano particolarmente, però poi allo stesso modo quando il dolore ci è vicino e ci impatta, il governo, diciamo così, o comunque le istituzioni non fanno altro che imbottirci di psicofarmaci e far sì che questo dolore venga in qualche modo rimosso e non affrontato. Questo ovviamente ha a che fare soprattutto con l'America, con gli Stati Uniti. Quindi è un libro scritto in modo molto distaccato, appunto molto freddo, molto analitico, è un libro concettuale, non vi coinvolgerà emotivamente, sappiatelo, se vi piacciono quelle cose lì non è il libro che fa per voi. Però se vi piacciono invece le analisi, appunto, ma anche proprio dei personaggi, per carità, non soltanto della società in generale, però si vede che il focus è più che altro appunto su questo e è su larga scala appunto l'indagine che si vuole fare. E se vi piacciono i romanzi che mettono in luce le contraddizioni della società, perché qui ce ne sono veramente tante, cioè ogni cosa che viene presa in esame viene anche analizzata nelle sue contraddizioni, cioè in qualsiasi cosa si trovano delle contraddizioni sostanzialmente, e quindi appunto è un'analisi che va avanti all'infinito praticamente e che potrebbe andare avanti anche dopo il romanzo. Diciamo che nel libro si mostra molto bene che la società è qualcosa di estremamente complesso e stratificato e che per quanto tu la possa analizzare, in realtà ti sfuggirà sempre un pezzo e andrà sempre comunque più veloce di te, quindi non riuscirai davvero ad afferrarla nella sua totalità e a cambiarla o diciamo, a evitare che questa faccia presa su di te. Cioè, tu puoi trovare tutte le contraddizioni che vuoi, ma in qualche modo la società sarà, cioè, questi meccanismi comunque che tu analizzi saranno più forti di te e non riuscirai davvero ad uscirne o a cambiarli o a capirli anche. Però Delillo, secondo me, li aveva capiti molto bene, ecco. Quindi questo era appunto il secondo romanzo. Ora passiamo alla categoria Freddo nel nome. Per il Freddo nel nome ho altri due libri, di cui il primo è Ghiaccio 9 di Vonnegut. Ghiaccio 9 è il mio libro preferito di Vonnegut, di cui ne ho letti, non lo so, 4-5. Comunque è un autore che mi piace molto, veramente molto. È l'autore postmoderno per eccellenza, che però, nel senso che fa un sacco di ironia sulla società, utilizza degli espedienti narrativi particolari per farlo, come ad esempio appunto la fantascienza. In questo romanzo ce n'è abbastanza di fantascienza, però appunto sappiate che l'intento poi è sempre quello di parlare e ironizzare su alcuni aspetti della società occidentale. In questo caso si prende di mira soprattutto, direi, la religione e in generale un po' la morale, cioè tutti gli ideali morali che abbiamo, gli usi e i costumi anche che abbiamo, insomma, perché lo spunto di partenza è che c'è uno scrittore che vuole parlare in un romanzo della bomba atomica e quindi fa delle ricerche anche sullo scienziato fittizio che avrebbe inventato la bomba atomica, che però si chiama in un modo, se non mi ricordo, però secondo me il nome fa, diciamo, riferimento a Oppenheimer. Sì, il nome secondo me fa riferimento comunque a Oppenheimer perché si chiama Honecker, non so se si veda. Comunque, insomma, parla di questo. Si parla anche con tipo i figli di quest'uomo che avrebbe inventato la bomba atomica. Quindi c'è tutta la riflessione su quel discorso lì, quindi sulle colpe degli scienziati, sulla presunta imparzialità della scienza, che però imparziale non è mai.
quindi sul collegamento scienza-politica. Ma soprattutto poi c'è un altro espediente che è quello di una isola, diciamo tipo un'isola nei Caraibi, con una società alternativa un po' più primitiva, comunque con degli usi e costumi molto strambi per la prospettiva di un occidentale, in cui appunto c'è questa religione che è il bocconismo, che è una religione il cui testo sacro inizia con praticamente una frase che dice tipo che questo libro è basato su delle menzogne, cioè il bocconismo è basato sulle menzogne, ma che chi non riesce a capire che una religione basata sulle menzogne può essere utile, anzi che forse solo una basata sulle menzogne può essere davvero utile, non capirà neanche questo libro. Quindi appunto una religione che è proprio apertamente basata su delle menzogne. E già qui cogliamo un pochino il sarcasmo con cui Vonnegut fa a pezzi un po' tutto quello che riguarda la società americana e occidentale. Quindi diciamo che soprattutto ironizza in vari modi sull'Occidente, sui nostri valori, sui nostri ideali di qualsiasi tipo. Io non vi voglio dire altro perché vi assicuro è un libro veramente pazzo, pieno di espedienti divertentissimi e anche molto proprio acuti, cioè secondo me è un romanzo geniale e Vonnegut in generale lo è. Quindi io vi consiglio di dargli un'opportunità se non avete mai letto nulla, secondo me potete partire da questo. A me è piaciuto più questo di Mattatoio numero 5, però anche quello è assolutamente valido, quindi vedete voi. In ogni caso, appunto, per anche il titolo che ha ghiaccio nel nome, vi consiglio questo per l'inverno. Poi allora l'altro consiglio con il freddo nel nome è Se una notte d'inverno, un viaggiatore. Di Italo Calvino. Allora, su questo libro ho un po' più di dubbi perché io Calvino non lo leggo da quando ho letto questo, che era il 2020. Quindi, boh, diciamo che adesso sinceramente il mio interesse nei confronti di Calvino è pari a zero e non sono convinta che ci siano altri suoi libri che mi possono piacere rispetto a quelli che già ho letto. Però, vabbè, io mi ricordo comunque questo come un'esperienza molto positiva, quindi cercherò di parlarvene e ve lo consiglio comunque, soprattutto magari se siete un po' più piccoli di me e volete scoprire questo autore. Cioè, diciamo che dopo aver letto tante altre cose postmoderne, forse Calvino non è più così sbalorditivo, però se non avete letto molto, ve lo consiglio. In ogni caso, questo è il romanzo Cornice che praticamente si incentra su un lettore e una lettrice che sono i protagonisti, e poi ci sono 10 incipit di romanzi diversi che non vengono mai portati a termine, quindi alla fine è una specie di quasi raccolta di racconti questo libro, ok? Molto frammentario. I pezzi ovviamente non si collegano tra di loro perché sono tutti scritti in modo diverso, con stili diversi, hanno proprio idee diverse. L'unica cosa che un po' li accomuna tutti sono i temi. I temi sono molto metaletterari, intanto c'è molta metaletteratura, molta riflessione sulla letteratura e non solo sulla letteratura, ma proprio sul rapporto tra il lettore e il libro, cioè su quello che i lettori cercano nei libri e come si approcciano ad essi. E c'è un po' l'idea che i lettori cerchino rassicurazioni nei libri e che anche quando hai perso le speranze nel mondo, nella vita in generale, comunque continui magari ad aggrapparti ai libri e a trovare lì un pochino di conforto, no? Che è una cosa che secondo me comunque molti lettori possono apprezzare perché effettivamente possiamo condividerla, non lo so. La cosa interessante però è che poi in questo libro in particolare di rassicurazioni non ce ne sono, nel senso che è un po' una riflessione anche sull'esistenza, cioè anche sulla vita proprio, perché questi incipit, che poi non si concludono mai, danno un pochino un senso di precarietà, un senso di incertezza, di impossibilità di prevedere la propria vita perché non sai mai cosa succederà che la stravolgerà dall'oggi al domani. Insomma, un po' questo senso di incertezza che regna su ogni parte di questo libro, e è come se ogni frammento, ogni incipit fosse una specie di vita possibile, quindi di possibilità che però poi non si è realizzata, e quindi in un certo senso è un po' come 4-3-2-1 di Paul Auster che gioca appunto con le vite possibili e con il caso, e in questo caso è un po' la stessa cosa, secondo me, perché è un po' una riflessione su questo anche. E a me da questo punto di vista è piaciuto molto e adesso che l'ho un pochino riguardato, comunque ci sono delle riflessioni secondo me interessanti. Ripeto, non so se lo continuerei a trovare così tanto interessante anche ora che ho letto molto altro, però secondo me se vi interessa un minimo, anche proprio se volete restare banalmente nella letteratura italiana, io ve lo consiglio, credo sia una delle cose migliori che ho letto. Però.
insomma, non saprei. Calvino è un po' fuori dai miei radar in questo momento, quindi non lo so, però io ve lo consiglio molto intanto, poi mi farete sapere voi. Bene, poi per l'ultima categoria, che è il freddo nell'ambientazione, sono un pochino scontata e secondo me l'avrete capito tutti che cosa vi sto per consigliare più o meno, cioè un classico russo, perché quale altro posto meglio della Russia per rappresentare il freddo, no? Ora, in questo caso ve ne consiglio soltanto uno, perché altrimenti cioè, ne avrei potuti selezionare tanti, ma tanto sarebbero stati tutti dei romanzi russi classici dell'Ottocento, che alla fine ne ho selezionato solo uno, ma cioè, vale per tutto l'Ottocento russo, mettiamola così. E ho selezionato però uno dei miei Dostoevskij preferiti, ovvero I fratelli Karamazov, questo tomone qua. Allora, I fratelli Karamazov è uno dei miei Dostoevskij preferiti perché parla di questa famiglia in cui ci sono tre fratelli, in cui ognuno di questi ha una prospettiva un pochino diversa sulla vita, sull'etica, su Dio, su tutto. E praticamente parla del loro rapporto con il padre e ci sono diverse vicende, tra cui la più importante, la più eclatante è che questo padre, che fondamentalmente tutti e tre i fratelli odiavano o comunque avevano un rapporto comunque non piacevole con lui, è stato ucciso ad un certo punto, cioè all'inizio del libro, ovviamente, se no non ve lo direi. E diciamo che uno dei tre fratelli è sospettato, ma come vi ho detto, fondamentalmente tutti e tre lo odiavano, e non solo loro tre, ma anche altre persone, quindi è un po' tutto da vedere, ecco. Però la cosa bella è appunto che è un libro che parla molto di etica e ci sono molte riflessioni appunto sull'etica, sulla morale, così. E tutti e tre i personaggi principali, che sono i tre fratelli, hanno diciamo delle visioni diverse sulla cosa. C'è Alyosha che è un monaco e quindi capirete bene che idee ha, insomma, più che altro però è un personaggio molto interessante anche lui perché aspira al bene più assoluto, cioè ad essere proprio buono totalmente, però in realtà non ci riesce, cioè neanche lui ci riesce del tutto, il che è molto interessante. Comunque è un personaggio molto complesso, anche lui, non crediate. Poi c'è Dimitri, che invece è il fratello che più di tutti rappresenta il carattere karamazoviano, che è un carattere che praticamente oscilla tra l'abisso della meschinità umana e gli ideali più elevati e un comportamento nobile praticamente. E poi invece c'è Ivan, non lo so, che praticamente è quello più riflessivo, che più di tutti si fa, diciamo, delle sue idee sulle cose e ha una sua idea personale anche di Dio e della fede. E lui in particolare ha dei problemi con Dio per il fatto che il suo regno debba venire soltanto dopo la morte e che quindi praticamente durante la vita degli uomini regni l'ingiustizia e il caos. E quindi lui decide che per questo motivo a questo punto tanto vale vivere senza regole alcune, quindi fare quello che si vuole senza farsi problemi morali. Poi il fatto, cioè la cosa interessante anche del suo personaggio è che lui dice queste cose e le pensa davvero, però poi allo stesso tempo è un personaggio che è buono in realtà, cioè lui è buono ma perché lo è di natura, quindi alla fine non fa, cioè nel senso non si sa poi, però tendenzialmente non fa niente di male, cioè non è che questa sua assenza di morale lo renda malvagio, lui è comunque buono ma perché gli viene naturale comunque, non perché se lo deve autoimporre, ecco. Quindi nulla, diciamo che quel carattere karamazoviano di cui vi parlavo, che oscilla tra due abissi, quindi tra la meschinità più sfrenata e invece degli ideali nobili ed elevati, è un po' il leitmotiv di tutto il romanzo, cioè tutto il romanzo è basato su questo, su un'alternanza di bene e male, su un'alternanza anche di prospettive sul bene e sul male, sempre in modo, cioè mai in modo banale, perché ovviamente stiamo parlando di Dostoevskij, che è uno degli scrittori che più di tutti riesce ad entrare nella psiche umana e a scandagliarla in tutte le sue sfaccettature. Secondo me almeno, e quindi nulla, io ve lo consiglio tantissimo, nonostante la mole, secondo me è affrontabile tranquillamente, ci sono delle parti un pochino più noiose, ma cioè, me ne ricordo soltanto una in realtà in cui ho fatto un pochino fatica, ma se sopravvivete a quella, poi
è tutto ok. La parte finale è bellissima, c'è il processo per appunto per l'uccisione del padre ed è un processo meraviglioso, cioè non lo so, io ve lo consiglio tantissimo, se non l'avete ancora letto ovviamente, ma spero che l'abbiate già letto. Comunque, questi erano i miei consigli, è un video un po' così appunto come vi ho detto all'inizio, ma secondo me ci stava perché questi sono libri di cui non vi ho mai parlato, quindi mi sembrava giusto farlo. E fatemi sapere se li avete letti, se rientrano nei vostri gusti, se pensate che potreste leggerli in futuro, se vi ispirano, se avete letto altro di questi autori, consigliatemi qualcosa in particolare di Lillo e Vonnegut con cui vorrei andare avanti. E nulla, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, lasciare un commento, condividere magari il video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo, vi mando un bacio.